Ciao a tutti, ieri 31 maggio sono stato intervistato da Giuseppe Cruciani nella puntata della Zanzara su Radio 24 in merito all'attacco omofobo avvenuto qui a Palermo. E mi sono permesso di estrapolare dalla lunga e interessantissima puntata della Zanzara tutto ciò che riguardasse sia di DL Zan, che però non abbiamo voluto trattare, ed è giusto che sia così, sia quello che riguarda l'omofobia e tutti gli argomenti, diciamo anche collaterali. E c'è molto da riflettere. Per quanto riguarda il mio intervento, è fondamentale ribadire che un attacco portato avanti da dei anche minorenni, 16 anni, è pericoloso in quanto ormai l'indottrinamento è proprio questo, quello di far credere che la normalità sia questa, che un qualsiasi ragazzino può attaccare, picchiare, fare del male semplicemente ad una coppia perché si sta baciando, perché è diversa da lui. Ma non in quanto diversi, in quanto al fatto che lui non vuole accettare questo perché la società di oggi sta facendo passare questo messaggio. E come società di oggi io mi riferisco ai politici che ormai devono strumentalizzare, perché la vera propaganda, la vera strumentalizzazione è questa, è quella di dire che i diritti LGBT non devono esistere. Perché tanto già ce li hanno, perché sono persone normali e su questo non ci piove, perché noi gay, lesbiche, siamo persone normali, siamo uguali agli altri e proprio per questo motivo io devo essere libero di camminare mano nella mano per strada senza essere aggredito e senza sentirmi dire state dando un cattivo esempio. E allora ascoltate quello che ci siamo detti in puntata. Grazie. Continua la grande propaganda gay, ragazzi. Oggi campeggiano su tutti i giornali, su tutti i siti, le cronache di una coppia aggredita a bottigliate perché gay. Eccoci qui, ci hanno aggrediti a bottigliate perché gay, nessuno della folla intorno ha mosso un dito, pugni in faccia e calci, una violenza cieca, ora sentiamo la paura addosso. E ovviamente sulla scorta di questo, reati già punibili, ampiamente punibili secondo il codice penale, c'è urgenza della legge Zan! Urgenza! Così si porrà fine alle aggressioni. Solo con la legge Zan sarà finita l'omofobia. Questa è propaganda, caro Parenzo, questa è propaganda. Quella che vedi ogni giorno sui giornali, sui siti, sul web, prendono un'aggressione gravissima, per carità, ma tutta da dimostrare, naturalmente se è fatta apposta contro i gay, ovviamente, e dicono ecco ci vuole la legge Zan, così saremo nell'Eden, così saremo in un mondo dove scompare l'omofobia, dove scompare l'odio contro i gay, che poi è un odio, come dire, minimo contro i gay, e dunque saremo in un mondo migliore. Questo vogliono far passare e chi si oppone a questa roba lo dipingono come un nazista. Vergogna, vergogna, vergogna. In collegamento da Roma, David Parenzo, eccoci qui. Razzista Roma, sicuramente un reazionario, e dare un nome alle cose è quello che deve fare la legge. Quindi chi aggredisce una coppia di persone o una persona perché omosessuale è un omofobo e quindi gli va dato un nome. La legge gli deve dare un nome. Vabbè. È tutto qua. Quindi non diminuiranno le aggressioni, ovviamente. Non è che una legge fa Ah, ecco, meno diminuire o male, da meno male, aumentare. meno male, Si meno dà male, meno un male. nome alle cose e poi si procede direttamente d'ufficio e non su querela di parte, che è un altro elemento non da poco. Massimo da Palermo, leggo un albergatore gay che vuole dare ospitalità ai gay aggrediti a Palermo, di cui si discute Meno male. molto in queste ore. Buonasera, Massimo. Ciao Giuseppe, Ciao ciao Massimo, Riccardo, ciao a Massimo, tutti ciao, ciao, gli ciao. ascoltatori. Allora, voglio capire una cosa, caro Massimo. Tu hai sentito questa storia di Palermo, questa aggressione nei confronti di Bravissimo. questi ragazzi? Uno di Torino, se non sbaglio, no? Giusto? Uno di Torino, esatto. L'altro di dov'era? Di Palermo o sempre di Torino? No, sono entrambi di fuori. Purtroppo non siamo riusciti a rintracciarli. Ho contattato l'Arcigay Torino e sperano di potermi mettere in contatto con loro. Devo dire, sono
anche abbastanza riservati, e questo mi fa pensare che il loro atteggiamento sia stato quello di due semplicissime persone che erano in vacanza e che si volevano bene come fanno tranquillamente tutti gli altri, e che invece erano rotti i coglioni semplicemente perché manifestavano quello che loro cioè si baciavano. Vedi, un altro ragazzo, stavamo passeggiando mano nella mano, poi ci siamo baciati, un gruppo di ragazzi potevano avere dai 16 ai 25 anni, ci ha circondato e iniziato ad insultarci, noi abbiamo chiesto di lasciarci stare e se ne sono andati. Ora, voglio capire da te, caro Massimo, questa cosa qui è frequente a Palermo oppure secondo me non è assolutamente, è per questo che io mi sono mosso. Io ho 47 anni, le mie battaglie sono solamente quelle essenziali, soprattutto per i diritti, come ho scritto anche che sono genitore affidatario, quindi anche diritti per dei bambini, per i minori che sono nelle case famiglie, ma solamente per le cose giuste, perché Palermo è stata una città sempre tranquillissima. Io ho pubblicizzato più volte, portato a Palermo come esempio, anche il nostro sindaco Orlando si fa portavoce dei diritti, è in prima linea quando c'è il Pride a Palermo. Quando accadono queste cose, cioè non è una cose, città omofoba, dico Palermo, no? Non è una città. Assolutamente no. Assolutamente no, guarda, io ho iniziato il mio percorso. Chi mai detto che la città è una... Aspetta, fammi sentire. A Rimini, e ho vissuto Rimini e Bologna, dove lì invece le manifestazioni tra una coppia omosessuale dovevano essere nascoste. Io a Palermo queste cose non le ho mai viste. Io ho vissuto anche per sei anni proprio nella zona dove loro sono stati aggrediti. Di me si sapeva, non ho mai sentito dire nulla alle spalle, un'offesa, un insulto. Sì, dato che tu dici queste cose, scusami, e sei omosessuale, sei un albergatore omosessuale, credo che convivi, sì, convivi con un uomo, no? Da 12 anni. Da 12 anni hai un bambino, in che senso? Cioè uno è il figlio suo, allora, figlio tuo, com'è la storia? Assolutamente. 7 anni fa noi abbiamo fatto un percorso prima di volontariato, ci siamo avvicinati all'affido, grazie al fatto che l'avesse già fatto mia sorella, regolarmente, eccetera, eccetera, e ci hanno proposto se volevamo accogliere a casa nostra un ragazzo che aveva 16 anni e che viveva da 6 anni in una casa famiglia che nessuno voleva prendere, ed era lì con altri due soggetti. E adesso vive con voi? No, adesso ha 24 anni e l'anno scorso è andato via, sta per i fatti suoi, lavora indipendente. Ma ha vissuto con voi per un periodo? In contatto con noi. Ha vissuto con noi dai 16 anni fino a l'anno scorso. Ma come io sono d'accordissimo con questa roba qui. D'accordissimo. Devo precisare una cosa: l'affido non è l'adozione, noi non togliamo. Lo so benissimo. Perfetto. Io sono d'accordo persino con l'adozione. Dopodiché io sono contrario alla legge Zan, perché secondo me, come tu hai in parte detto, adesso poi lasciamo perdere, non ci mettiamo a litigare io e te sulla legge Zan, perché secondo me la legge Zan non cambia le cose, cioè questi ragazzini qui avrebbero aggredito lo stesso questi due lo avrebbero fatto. E secondo, mi hai detto una cosa molto semplice, che a Palermo non c'è un problema di omofobia, cioè non c'è la caccia al gay. Però devo dire due cose e te le dirò velocemente. Come nel caso della ragazza di prima, del fratello ucciso, quelli hanno scontato la loro pena, che è stata decisa dalla giustizia, ma realmente servivano delle aggravanti. E delle aggravanti dove? Esattamente. Sarebbero guarda, le aggravanti già ci sono per i futi di motivi, ci sono per i futi di motivi. Purtroppo sì. Ci sono già per i futi di motivi. Invece vogliono metterne altri, ma non è quello il punto sulla legge. Il punto sulla legge non è quello, è un altro. Ma io voglio restare sulla tua storia, caro Massimo. Non ci mettiamo a discutere della legge. Tu li vuoi ospitare questi qua? Li vuoi ospitare questi? Io certamente, certo, io e anche un gruppo di guide del Free Experience Tour. Vabbè, tu li vuoi ospitare nel tuo albergo. Bravo, bellissimo. Certamente, senza problemi. Però tu hai letto l'articolo, che è importante, quei ragazzi che li hanno aggrediti sono dai 16 ai 20 anni. Ma questi che cazzo ne sanno? Ma che cazzo ne sanno questi qua di gay, eccetera? Hanno visto due persone diverse che si baciano e li hanno aggrediti certo per ignoranza. E non dare una valenza negativa ai termini gay. Io sono contrario al discorso che Frocio e Vittone non si possa usare. Bisogna dare le valenze positive. Ma certo, si possono usare tranquillamente. Degli strumenti per questi ragazzi che dicono: aspetta, Frocio e Vittone sono delle cose, sono degli insulti, utilizziamoli. Certo, assolutamente, Frocio e Ricchione vanno utilizzati per non dare il peso negativo che oggi invece Scusami, ma se danno il peso negativo,
ma che vuol dire? Io sono stato criticato da tantissimi per aver esposto questa mia idea, ma io continuerò a pensarla così. Bravissimo Massimo, ti abbraccio. Vuole esattamente il gioco della parola: più peso negativo si dà ad una parola, più questa si dà importanza a quella parola. Non ha peso, ma te lo sta dicendo Massimo. Ma Massimo te lo sta dicendo che lui utilizza Froschek e chi offende. Ma che vuol dire? Ma nelle intenzioni di chi offende, quella è volontà di offesa. Che discorso è? Ciao Massimo, ciao, ciao Massimo, ciao. Il prossimo video l'ho voluto mantenere perché quanto viene dichiarato da questo ascoltatore ha dell'allucinante. Diciamo che dovrebbe essere forse pure passibile di qualche denuncia, ma lascio a voi l'ascolto. Ci sono pochi giri di parole, è tutto abbastanza chiaro e sono contento che lo stesso Giuseppe Cruciani si sia espresso con orrore, pur lasciandolo libero di esprimersi. Voglio dichiarare un'altra cosa. Una coppia che cresce un omosessuale non vuole che la razza umana si estingua. Uno, perché comunque un omosessuale può sempre procreare. Due, quel ragazzo, quel bambino, non è automaticamente che diventerà un omosessuale. Questo è bene che sia chiaro e che non diventi una propaganda al contrario, appunto per tutte quelle classi politiche che vogliono ostacolare e mettere dei paletti, perché sono i paletti che hanno creato quell'attacco omofobo qui a Palermo, a Roma, come in tantissime altre città. Voglio ricordare a tutti che l'affido è aperto a tutti quanti. Si tratta di accogliere nella propria casa un bambino, un minore, e potergli garantire la continuità all'educazione, alla continuità ad una famiglia. Coppie sposate, separate, single, e anche in questo caso lo ribadisco, coppie omosessuali, perché io e mio compagno abbiamo 7 anni fa ottenuto un minore in affitto con decreto del tribunale, hanno la possibilità di poter rendere felice e poter contribuire alla creazione del futuro di un bambino. Quindi mi permetto di nominare l'AFAP, l'Associazione Famiglie Affidatarie di Palermo, che continua a promuovere l'affido minorile. E adesso vi lascio con questo segmento e non voglio dirvi buon ascolto, anzi, purtroppo, un cattivo ascolto. Ciao e grazie alla Zanzara, Giuseppe Cruciani, per avermi dato la possibilità di esprimermi e dire quello che veramente io penso, e vi aspettiamo a Palermo. Dimmi Dario, dimmi. Ciao. No, una riflessione sulla base di quanto sta accadendo, che veramente abbiamo superato anche l'aberrazione mentale in merito alle adozioni, agli omosessuali, per in affitto e quant'altro. Cioè tu non sei d'accordo? Assolutamente no. Cioè pensi che gli omosessuali, che gli omosessuali sono anormali, hanno una malattia, sono fuori dalla natura, sono contro la natura? Non è sicuramente contro la natura l'omosessualità, però io ritengo un omosessuale comunque sia libero di vivere la sua omosessualità. Ma contro la natura che vuol dire, amico mio? Cioè la natura c'ha tante cose brutte, non è che c'ha tutte cose belle la natura, eh? La natura è i poli negativi e i poli positivi, il maschio e la femmina, la vita nasce tra l'unione tra maschio e femmina. Cioè tu dici dunque due uomini che scopano tra di loro è una cosa orribile, contro natura, è un peccato mortale o no? Non è un peccato mortale, se facessero quello che meglio credono, senza urtare la sensibilità altrui e soprattutto... Cioè che vuol dire senza urtare la sensibilità? Non si devono far vedere in pubblico? Io ritengo, ora io per carità non sono certo un playboy, però anch'io ho avuto le mie esperienze, sono stato sposato, non ho mai sentito l'esigenza di slinguarmi o pomiciarmi in pubblico, perché comunque ritengo che sia di cattivo gusto. Vabbè, ma se lo fanno due lesbico o due gay è peggio, cioè nel senso un bambino che vede una coppia gay che ritengo che possa urtare la sensibilità altrui, e comunque è una provocazione.
Una provocazione. Due uomini che si baciano in pubblico perché si vogliono bene, una provocazione. Mi pare che ci sia bisogno di legge Zan. Ma cosa c'entra la legge Zan? Cosa cazzo c'entra la legge Zan? È un paese pieno di pregiudizi. Ma non ho capito, ma che c'entra adesso tu il parere di Dario da Vicenza? Io non sono d'accordo con Dario da Vicenza quando dice che sono contro natura. Mi pare che baciarsi in pubblico è una provocazione. Ma lo vuoi punire con la legge Zan? Ve lo vedi che sei un fascista? Lo vuoi punire? Ho detto mi pare che ci sia bisogno. Ma non dire cazzate. Vabbè, Dario, allora di più tolleranza. La legge Zan non è che mi fa cambiare idea, ma certamente gli intolleranti sono questi qua, vorrei che fosse chiaro, perché altrimenti si inverte sempre l'onda della prova. Vengono sottratti dalle famiglie nella maggior parte dei casi, ma senza dei validi motivi, ma che c'entra solo questo? Per alimentare il mercato delle adozioni, perché sappiamo bene, e Parenzo che è figlio di un avvocato saprà bene lo scandalo, soprattutto nel Veneto, che coinvolge servizi sociali e tribunali minorili. Ma cosa c'entra questo? I bambini in adozione agli omosessuali, questa è una vergogna. E allora attenzione, giustifica Bibbiano gay, cos'è che giustifica Bibbiano gay? Cos'è che giustifica? Non ho capito. No, non sto parlando di Bibbiano gay. Tu stai dicendo giustifico anche la violenza. Non ho capito. Hai detto che giustifico anche la violenza nei confronti di chi? Non ho capito. Naturalmente, sì, ormai, perché questo è soltanto portata avanti da una classe politica corrotta. No, ma non ho capito, rispecchia... giustifichi la violenza nei confronti di chi? Non ho capito. Anche quelle azioni violente, purtroppo, che non dovrebbero succedere, però a livello di esasperazione e di indecenza e di immoralità, dove una classe politica corrotta ci cioè sta tu portando... mi stai dicendo che legittimi la violenza nei confronti di due gay che passeggiano qui per strada? Qui ci vuole la purtroppo legge sì. Zan. Ma purtroppo sì, cosa? Che cazzo qui hanno fatto? Due che... due che... questa purtroppo istigazione sì alla violenza. Come ti ho detto, ci vuole la legge valori. Zan. Ma che vuol dire come dobbiamo difendere i nostri valori? I bambini sono sacri. Ma cosa cazzo vuol dire? Che vuoi picchiare due che passeggiano per strada? Ma che sei impazzito? In affitto, loro vogliono questo, ci stanno imponendo loro... attraverso i mass media. Aspetta che vengo, viene fuori tutto, vieni, dimmi, non ho capito, ci sta leggendo la conferma assoluta. Questa martellante campagna cosa deve fare uno di più? Che vuole imporci questo nuovi stili di vita, queste non so che cosa cazzo ci vogliono imporre. Sì, ma ho capito. Nuovi modelli di famiglia. Vabbè, ma tu puoi credere e poi a quello il fascista che vuoi. Sarei io. Aspetta, qua stai calmo. Loro stanno usando una violenza, perché questo non rispecchia la volontà popolare, perché io sono sicuro che se facessero un referendum la stragrande maggioranza sembra della popolazione sarebbe contrario. Sembra il contrario comunque dai sondaggi che ci sono. Ma comunque, a parte questo, tu finché sei contro queste cose, la tua visione della vita va bene, ma tu dici che appunto perché ci stanno imponendo una violenza, gli atti di violenza nei confronti degli omosessuali sono giustificati? A questo punto sì. Ma lo vedi, ma questa è follia. Sì. Sono giustificati gli atti di violenza nei confronti degli omosessuali? No, è una cosa folle. Ma è folle! Anzi, da segnalare. Cioè, ma che vuol dire? Adesso vanno picchiati gli omosessuali? Quale futuro avremo? Un bambino che viene dato a una coppia di omosessuali? Quando crescerà dirà: questo ma è da segnalare subito. Io che ho due padri, o è normale quello che ha un padre o una madre? Questo è da segnalare. I bambini vengono mercificati in questo cesso di paese. Ma io scusami un attimo, io fino a quando da tu la pensi così puoi avere tutto il diritto di pensarlo contro l'utero in affitto, no, contro l'adozione gay, sì, assolutamente sì, può dire quello che vuole, ma hai delle cose gravissime. Aspetta, qui è passato ad un altro livello, ragazzi, ma porca la puttana, ma mi volete ascoltare o no? Lui è passato ad un altro livello. Stai dicendo che appunto per questo, appunto perché consideri tutto questo uno schifo, giustifichi la violenza nei confronti degli omosessuali? Purtroppo, diciamo, ma no, purtroppo, cazzo, da denunciare questo. Ma la violenza non ma cosa c'entra picchiare uno? Ma l'hai detto prima, picchiare uno gravissimo per strada in quanto gay, imbecille. Anche andarsi a pomiciare in pubblico significa voler imporre il loro orgoglio. Segnala gay il numero. Nessuno segnala il numero di telefono ai gay di vivere la loro vita, di fare, di accoppiarsi. E dunque, se due si loro baciano, vanno picchiati? Se viene usato come no, non vanno picchiati. Ma me l'hai detto però tu prima. Capisco che una persona magari sensibile possa reagire in un certo modo. Diciamo che è un effetto collaterale, perché l'effetto purtroppo noi che la pensiamo in un certo modo, e l'avete dimostrato ancora poco fa con quella signora antiabortista, ha espresso delle opinioni, non avete fatto altro che sbeffeggiarla, deridere, offenderla. No, chi ma crede in certi valori nella famiglia e nella vita viene solo deriso e considerato un folle, quasi alla allora, di un criminale. E allora tu dici ma ha picchiato il gay così per non sapere né leggere né scrivere, capisci chi picchia?
chi vuole difendere certi valori, certi principi, certi a mali, valori, diciamo, a mali estremi, estremi rimedi. Ciao, estremi. Ciao, questa ciao, ormai estremi. È una guerra. A mali estremi. È una guerra. Questa è una guerra. È una guerra. È una guerra. Ciao, ciao. È una guerra. Bambola gender fluid, bah, ma intanto io da bambino giocavo coi soldatini e le macchinine con, insieme a mio fratello, ma voi ve lo ricordate Ken di Barbie? Guardate. Enzo dalla provincia di Torino, velocemente, vai Enzo, dimmi. Enzo! Enzo! Si sta facendo allattare. Enzo, questo si sta facendo allattare sicuro. Fermi tutti! Enzo, dimmi, dimmi. No, buonasera. Dimmi. Ho sentito prima parlare, sto cucinando, ho sentito praticamente che si parla di Adinolfi della bambola. Sì, della bambola gender, gender fluid, sì, allora? Allora tu hai detto che c'è di male. No, 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 io ho detto, no, no, attenzione, io non ho detto che c'è di male, io ho detto che sti cazzi, non c'è bisogno, non è che uno per forza deve fare la bambola gender fluid, è una roba ridicola, no, di marketing, vabbè. Ma non credo che vada ad attentare alla psiche dei bambini, non so come dirti, e dai. Perché tu dici questo, scusa? Ma ragazzi, punto? Su, ma non credo che un bambino diventa, come dire, diventa incerto sul proprio sesso guardando una bambola, no, una bambola che non è né maschio né femmina. Ma non c'è la necessità, perché ti colpisce il bambino, il giocattolo dà il bambino, allora se no a questo punto uno potrebbe dire, facciamo... Io sono a favore di fare il bambolotto trans... con tanto di pisello di fuori, bambolotto trans, la F bam, com'è che ha detto prima Gottardo? La bambola F. Sì, la bambola F, bambola. Fermi tutti. La F bambola. Fermi tutti, italiani! Italiani! Palagina Zanzariere, il modo migliore di proteggersi. Vi ha presentato la zanzara.